Ciao super tecnicamente fantastici, bentornati sempre dalla parte degli utenti. Franco Loppi, l'utente più veloce dello scorso video, un super saluto. Parleremo di Omobile, finalmente due tariffe, più che altro quella di rientro per chi è già stato con Omobile ed è uscito ed è andato in certi operatori mirati. Ci sarà un'offerta di un certo tipo e poi c'è un'offerta generale per tutti. Insomma, almeno qualcosa finalmente Omobile tira fuori, perché era veramente ferma. Mi chiedevate sempre poi tariffe del mobile che non arrivano, eccetera, eccetera. Adesso ne parliamo in questo video, ma prima sotto like, iscrizione, campanellina, grazie, siete sempre di più sotto tutti i social per contattarmi. Ti rispondo sempre, tutti i link Amazon, acquisti i prodotti su quei link e sostieni il canale, importante. Allora, dicevamo, il mercato del mobile è un po' fermo, mi chiedete in tanti, ma le tariffe non escono. Ragazzi, siamo in guerra, cioè non vi dico altro, non è inutile che mi dilungo, siamo veramente sull'orlo di qualsiasi cosa pericolosa, è una situazione grave, molto grave, quindi chiaramente tutto è in allarme, l'economia sta veramente iniziando una crisi senza precedenti, vedete i prezzi di benzina, materie prime, cose, bollette, fate anche con il gas e l'energia elettrica, mi scrivete in tanti, continuate, vi consiglio i gestori, vi consiglio i prezzi, farò altri video anche per come poter affronteggiare questa situazione di emergenza con le bollette dei prossimi mesi, anni, qui non si sa neanche cosa succederà. E quindi cercherò anche lì di darvi la mano, state sempre col morale alto, combattiamo, abbasso tutte le dittature, viva la libertà, e sul morale forza è dura, ma dobbiamo resistere, come si suol dire. Allora, è il sentimento un po' di tutti, cioè va un po' fuori dal video questo messaggio, ma è il sentimento che penso tanti di voi provano, so che tanti sono in difficoltà, e moralmente certamente le cose non vanno bene, quindi bisogna cercare anche di dare dei messaggi di forza, di resistenza, no? Perché appena arriva una notizia è sempre una notizia, diciamo, non buona, di morte o tragica, e quindi cioè, è difficile chiaramente, e anche di rischi per noi, perché anche noi non siamo oramai esenti da rischi, anche noi come Italia, oltre a tutte le altre problematiche pandemiche da 2 anni, dittature, discriminazioni e cose varie che ci sono, che io lotto tutti i giorni per eliminare, non vado avanti, più si aggiunge anche il rischio di una guerra mondiale, insomma ce ne abbiamo veramente di tutti i colori, ma noi pensiamo alle tariffe di Omobile, ok? Chiaro, perché c'è sempre uno spiraglio di luce nel buio e Omobile ci prova con queste due tariffe, una è da 7,99 euro 120 giga, qui è, diciamo, proprio la tariffa che tutti possono avere passando a Omobile o attivando una SIM Omobile. Invece per quanto riguarda il 8,99 150 giga è una tariffa che viene proposta solo a chi rientra, quindi attenzione, qui è una tariffa per chi torna in Omobile, quindi c'è una differenza, la tendo a specificare così poi magari non mi chiedete ma non la trovo, ma non la posso fare, eccetera eccetera. La tariffa 120 giga 7,99 euro, che è una tariffa nella media degli altri, niente di innovativo, ma però almeno esce, almeno c'è qualcosa, e quella che stanno sponsorizzando già da un po' che è fuori è la loro, diciamo, tariffa rapporto qualità prezzo migliore, 120 giga a 7,99 comunque è buono, è nella media di quello che ti offrono gli altri gestori virtuali, non è sicuramente al di sotto, neanche al di sopra per quel prezzo lì. Poi è chiaro, c'è chi ha 7,99 ad avere da 200, ce l'ho anch'io, ma quella è stata un'operazione di 2 mesi e chi l'ha presa, però speriamo non la rimodulino mai, visto che non c'è scritto per sempre, bisogna sperare che ce la lasciano. Per quanto riguarda invece quella da 8,99 a 150 giga minuti sms limitati, beh, quella è buona. Pensate che è vero, ci sono operatori che a 9,99 ti danno i 150 giga, più di uno, loro te li danno 8,99, quindi non solo una tariffa con un prezzo uguale, diciamo, agli altri, comunque competitivi in quella fascia, anche un euro in meno di alcuni, con gli stessi giga, perché troviamo parecchi operatori che ti danno i 150 giga a 10,99, 9,99, 11,99, anche a 8,99, alcuni ti danno anche 170 giga, 8,99 tipo Rabona. Però è una, diciamo, delle offerte più quadrate sugli 8,99, 150 giga è buono, cioè sicuramente non si può dire che minuti sms limitati 150 giga 8,99 non sia una buona tariffa, ma solo ovviamente per chi
torna in mobile. Ecco, qua incominciamo con i soliti discorsi di vincoli, vincoletti, problemini. Poi vi chiedete perché Iliad sta dilagando con milioni di clienti, un successo incredibile. Questi sono i motivi, perché metti sempre dei paletti. E quindi poi la gente dice, cavolo, ecco, 8,99, 150 giga solo se provengo da CoopVoce o da Iliad o da alcuni operatori. Cioè, mirano sempre a qualcuno, no? Invece, questa tariffa sarebbe una tariffa open, dovrebbe essere free per tutti, nuovi numeri, da qualsiasi operatore provieni. Ecco, io avrei puntato più su una tariffa, diciamo, a 360 gradi. Quella da 7,99 a 120 giga va bene, può andare, è nella media degli altri, su. Niente di nuovo, niente di vecchio. E lì, 8,99 a 150 giga, che è una tariffa più aggressiva e interessante, una delle migliori come rapporto giga-prezzo, però me la metti solo per Iliad, CoopVoce, qualche altro poste mobile, mi pare qualche altro gestore virtuale dal quale tu devi provenire. Ecco, vedete qui proprio, miri a recuperare quella clientela solo, sono delle win back, sono le classiche win back di rientro su ancora queste metodologie di richiamare i clienti, ma solo da determinati operatori. Richiamali da tutti. Se vuoi fare proprio una win back, falla. Ok, però non farla solo con due o tre gestori mirati, farla su tutti. Non starli. Chi è uscito da un mobile che rientra, gli facciamo la 8,99. Se proprio non la vuoi fare, io l'avrei fatta proprio nuovi numeri, nuove attivazioni. Però se proprio la vuoi fare, falla per tutti i gestori. Quello è il discorso. Allora ha più logica. Ecco che qua viene a cadere poi la solita critica che io devo fare, perché apro due tariffe. Una non è proprio nuovissima, quella da 7,99 gira già da un po', poi fanno questa qui, bella, 8,99, 150 giga, è interessante, però solo per chi proviene da quegli operatori, solo se torni indietro dopo essere uscito da un mobile. Ecco, peccato, perché questa poteva essere la tariffa, diciamo, a catalogo fissa per tutti i, diciamo, i numeri che provenivano da un altro operatore. Potevi fare anche solo supportabilità, ecco, non per i nuovi numeri, ecco, possiamo trovare la via di mezzo, ma farmela solo mirata per certi gestori, se ti chiamano loro diventa proprio una selezione prescelta. Saranno tanti, saranno 300.000 anche clienti che la potranno fare. Se ne sono andati in tanti, soprattutto dopo il dark web, sono usciti veramente tanti, adesso qualcuno sta tornando, insomma si è un po' sistemata la cosa, poi si cerca di andare nel dimenticatoio, ma quel passo grave di Omobile rimane comunque. Detto ciò, una tariffa consigliata, sicuramente 8,99, 150 giga se ve la offrono per rientrare, insomma è interessante, dovete valutare, ci sono i 30 mega di limiti di banda, ok, che forse a breve diventeranno 60 mega, comunque c'è il limite di banda. Non c'è 4,5G, c'è però il 4G Plus, non è un operatore fisico. Qui dovete valutare voi, sono le solite cose, ma quello dell'operatore fisico oramai, poi se sei, per dire, con CoopVoce, sei con su un virtuale, torni, ti sposti su un altro virtuale, se sei con Iliad, se sei su un operatore fisico, diciamo, dipende se volete usarlo come primo numero, come secondo numero, tanti fattori. Ecco, se tu devi usare questa tariffa, 150 giga è interessante come primo numero, quindi se sei mobile, o mobile devo dire che come rete funziona bene, eh? Come rete internet è la più stabile, quindi anche a telefonare, cioè è affidabile. Cioè se lo metti anche come primo numero 150 giga vai bene, non è che non va, però hai sempre limiti di banda, sei sempre una seconda scelta. Io come primo numero punto sempre un operatore fisico, però su un rientro uno può anche puntare a un operatore virtuale come primo numero stabile, quindi sì, consigliata a chi vuole, lo vuole come primo numero, anche come secondo numero. Poi dipende molto dalle vostre esigenze. Chiaro che è appetitosa. Certo, se ho la verde da 200 giga non la prendo, ma se ho tariffe da 100, 120 giga o 150 giga pari con un euro o due in più, posso anche pensare a 8,99 di farmi questa. Quindi sì, è golosa, però è buona, è valida, è una delle migliori in quella fascia di prezzo, 8,99, 150 giga è molto buona, ma è mirata solo ad alcuni clienti ed è solo su richiamo a scelta di Omobile su chi fargliela e chi no, quindi discriminatoria, diciamo così, usiamo proprio questa parola che oramai purtroppo va di moda. C'è questa discriminazione nel dire: io chiamo i clienti solo che erano stati con me, quindi non i clienti nuovi che si vuole attivare o che proviene, e solo che provengono da determinati gestori, quindi è selezionativa, c'è una selezione, purtroppo non è per tutti, però se te la offrono ci pensi. Vi dico, se siete con CoopVoce, se siete con un altro operatore virtuale, siete usciti per un discorso di prezzo, rientrate, cioè 8,99, 150 giga è buona, ok?
Chiaramente, se siete con un operatore fisico, avete la stabilità, avete il 5G, avete, cioè allora no, perché poi il 5G qua non c'è nemmeno. Quindi, cioè, per quello dico sempre, bisogna vedere per cosa usate il telefono. Se avete un primo numero in 4G, vi va bene il 4G, ragazzi, 4, il 4G Plus aveva 300 megabit, cioè sono velocissimi. Quindi uno dice, come primo numero col 4G vado bene, 4G Plus vado bene, non me ne frega niente, mi faccio questa 899 del 5G dell'operatore fisico. Cioè, dipende da molte variabili vostre. Ecco. Consigliata sì, ma con riserva, con molta riserva, dipende dagli usi. Io sinceramente, ecco, nella mia situazione, io faccio l'operatore fisico come primo numero, ma la mia diciamo idea, ho provato e provo ogni tanto ad avere anche Veri Mobile, ve lo dico, lo uso anche come primo numero, quella 200 giga, ma non più di qualche giorno, perché poi ci sono dei limiti che comunque mi impongono di mettere un operatore fisico, Iliad, TIM, comunque preferibilmente io uso Iliad e Veri Mobile, poi TIM, questi sono i tre che uso io, visto che me lo chiedete sempre, ma ho SIM di tutti gli operatori virtuali, di tutti, Vodafone, di Omoglio, tutte, praticamente, vedi, dispuso, però diciamo non posso usare 200 numeri, quindi ogni tanto cambio, però il mio primo numero adesso è su ovviamente su un operatore fisico, il secondo numero è su un operatore virtuale, però ho provato anche l'operatore virtuale come primo numero, vanno abbastanza bene, certo poi c'è qualche limite, ma se a voi non pesa, con riserva è consigliata. Ciao e grazie come sempre.